Charles Dickens fu il più grande scrittore inglese dell'epoca vittoriana. A lui dobbiamo delle opere intramontabili, eterne direi, Oliver Twist, Il Circolo Pickwick, Davide Copperfield e anche questo canto di Natale che lui scrisse nel 1843 e già all'epoca ebbe un successo enorme, tant'è che Dickens, che anche era un tipo singolare, un istrione, fece una sorta di riduzione del romanzo e andava proprio a raccontare la vicenda nei teatri dell'Inghilterra da attore, come se appunto fosse, come dire, un narratore più che uno scrittore. Ebbe anche lì un grandissimo successo e tramandò ai posteri una storia che non è mai passata di moda e mai è stata sospesa la sua stampa in tutto il mondo. Il vecchio Scrooge, che è un avaro, un taccagno, una sorta di strozzino, ecco, in qualche modo deve molto ispirazione all'avaro arpagone di Molière. E così nel secolo successivo, nel Novecento, Walt Disney trarrà ispirazione sia da Arpagone sia da Scrooge per immortalare un altro grandissimo personaggio che è Paperone Paperone. Marley era morto e su questo non vi era il minimo dubbio. Il vecchio Marley era morto stecchito. Scrooge aveva firmato il certificato di morte e sempre Scrooge era stato suo socio per molti anni, amministratore, esecutore testamentario, erede, amico. La ditta era conosciuta come Scrooge e Marley, ma adesso era rimasto soltanto Scrooge, solo a gestire la fiorente azienda e a contare i soldi. Che tipo! Ebbene, Scrooge, un tipo strano. Mai nessuno lo fermava in strada per chiedergli: come stai, Scrooge? Quando vieni a trovarmi? Mai mendicanti gli chiedeva l'elemosina. Sembravano conoscerlo perfino i cani dei ciechi che portarono via i loro padroni come per dire: meglio senza occhi che col malocchio, padrone. Ma Scrooge non gliene importava affatto. Contava i soldi e gli bastava. La vigilia di Natale, il vecchio Scrooge sedeva nel suo ufficio, il tempo era tetro e pungente, quando arrivò suo nipote per fargli gli auguri di buon Natale. Ma per Scrooge il Natale era una fesseria. Natale una fesseria, zio? Ma non lo pensi davvero? Come non lo penso davvero? E invece sì! Bella roba! Cos'è il Natale per te, eh? Se non il tempo in cui devi pagare i conti senza avere i quattrini, ti ritrovi un anno più vecchio! E dopo 12 mesi tutte le voci dei libri contabili sono in passivo. Potessi fare a modo mio, ogni idiota che se ne va in giro col buon Natale, in bocca finirebbe bollito insieme al suo budino. Ma il Natale, zio, è un tempo buono in cui uomini e donne aprono il loro cuore. Su, zio, vieni da noi a pranzo, su. Scrooge rispose che piuttosto che andare a pranzo di Natale avrebbe preferito l'inferno. In ogni caso, buon Natale, zio, buon pomeriggio. E felice anno nuovo, zio. Buon pomeriggio! Mentre il nipote di Scrooge usciva dall'ufficio, vi entrava un signore che teneva in mano delle carte. In questo tempo di festa, signor Scrooge, è auspicabile fare qualcosa per i poveri, per i nostri poveri della città. E cerchiamo di raccogliere fondi per il cibo e qualcosa per scaldarsi. Quanto segno per voi, signor Scrooge? Niente! Io a Natale non faccio festa e non vedo perché debba farla fare ai perdigiorno. Se hanno freddo vadano all'ospedale e se preferiscono morire si sbrighino, così la popolazione in eccesso diminuisce. La sera Scrooge, chiuso l'ufficio, consumò la cena nella solita malinconica taverna e dopo aver controllato il suo libretto di banca se ne andò a casa, a letto. Che fesseria il Natale! Avrebbe dovuto dare al suo impiegato Bob l'intera giornata libera, secondo lui. Ma l'aveva ammonito, di arrivare anche prima del solito il giorno successivo, se non voleva mezza corona e meno sullo stipendio. L'edificio dove abitava Scrooge era vecchio e desolato.
e nell'infilare la chiave nella toppa, Scrooge vide nel batacchio non un matacchio, ma la faccia di Marley, il suo socio appena defunto, Marley. La faccia di Marley che lo guardava. È solo un batacchio, è solo un batacchio, non devo farmi suggestionare da queste cose. E chiuse la porta sbattendola. Con una candela fece comunque il giro delle stanze per vedere quanto tutto fosse a posto. Nessuno nello stanzino, nessuno sotto il letto, nessuno dentro la sua vestaglia. E finalmente soddisfatto si sedette davanti al fuoco. Buttando indietro la testa sullo schienale, gli capitò di posare lo sguardo su un campanello fuori uso che pendeva nella stanza e comunicava con una camera dell'ultimo piano. Fu con terrore che mentre guardava vide il campanello oscillare e poi risuonare con vigore. E così, improvvisamente, fece ogni campanello della casa drin 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 drin. Ah, poi sentì un rimbombo ai piani inferiori, poi sulle scale e infine dietro la porta. Procedette ancora uno spettro. Uno spettro, sì, era uno spettro. Passò nella stanza sotto i suoi occhi. Ah, lo spettro di Marley! Lo spettro di Marley! Marley! La stessa faccia, esattamente la stessa. Marley col suo codino, col solito panciotto, le scarpe di sempre, ma il suo corpo era trasparente, così che Scrooge passava e ripassava il suo sguardo attraverso il fantasma. Un fantasma? No, non ci poteva credere. Ma chi sei? Chi ero? Il tuo socio, Scrooge, Jacob Marley. Tu? Ma tu potresti soltanto essere la conseguenza di un po' di mal di stomaco, un pezzetto di manzo indigesto, una scaglia di formaggio, ecco quello che sei, altro che fantasma. Il fantasma allora si tolse la benda che aveva attorno alla testa e la mascella inferiore gli ricadde sul petto. Pietà! Apparizione tremenda! Ma perché mi viene a tormentare? Perché sei qui da me? Scrooge, non mi è permesso dirti tutto ciò che vorrei, ma è dovere di ogni uomo fare uscire lo spirito che ha dentro. Il mio spirito in vita non si è mai mosso dal nostro ufficio contabile, dal nostro buco di strozzini, e adesso deve viaggiare. Però sei sempre stato bravo negli affari, Marley. Affari. I miei affari avrebbero dovuto essere gli esseri umani, la misericordia, la bontà. Ascolta, il mio tempo è scaduto, Scrooge. Sono qui per avvertirti che hai ancora una possibilità di sfuggire alla mia tremenda sorte. Sarai visitato da tre spiriti. Il primo domani notte, il secondo la notte successiva, il terzo l'altra notte, ancora l'ultimo rintocco di mezzanotte. Bada di ricordare. Lo spettro raggiunse la finestra, la oltrepassò e sparì nella notte buia. Scrooge si era addormentato nel letto senza spogliarsi. Quando suonò l'ultimo rintocco di mezzanotte alla campana della chiesa e una luce si irradiò nella stanza. Una strana figura si piazzò davanti a Scrooge. Una specie di vecchio dai capelli bianchi, ma dalle dimensioni di un bambino. E come un bambino senza neppure una ruga. In mano teneva un ramo verde di agrifoglio e un getto di luce gli sgorgava sulla sommità del capo. Siete voi, signore, lo spettro di cui mi è stata annunciata la visita? Sono io. Sono lo spettro del Natale passato, del tuo passato, Scrooge. Alzati. Vedrai insieme a me le ombre delle cose che furono. Sarebbe stato vano per Scrooge protestare per il tempo e l'ora e che lui era vestito troppo leggero. Ma vedendo che lo spirito lo trascinava verso la finestra, si spaventò. Non ti preoccupare, basta un tocco della mia mano sul tuo cuore perché tu possa essere sorretto a ben altre altezze, Scrooge. E così dicendo, lo spirito e Scrooge passarono attraverso il muro.
per arrivare nelle vie trafficate fra gli addobbi natalizi. Lo spettro si fermò davanti a un certo magazzino, dentro al quale un anziano signore col berretto di lana sedeva dietro a una scrivania. Scrooge era elettrizzato. Dio benedetto! Oh, ma il vecchio Fezziwig! Il vecchio Fezziwig! Io lì ci ho fatto l'apprendista da ragazzo, lì, da lui, sì! Intanto il vecchio Fezziwig posò la penna e cominciò a chiamare. Ebenezer! Ebenezer Scrooge! Forza, basta lavorare, forza! È la vigilia di Natale, su, qui da me, forza! Un ragazzo, ritratto vivente e immobile dell'io passato di Scrooge, entrò nella stanza e in un attimo si mise a spazzare e sistemare tutto, così che il magazzino divenne accogliente e luminoso come una sala da ballo. Entrò il violinista e cominciò ad accordare lo strumento, poi la signora Fezziwig con le tre figlie, raggianti ed amabili. Entrarono i giovani che lavoravano nell'azienda, poi la domestica, il panettiere, la cuoca, entrarono tutti quanti, chi spavaldo, chi timido, chi goffo, tutti quanti, in un modo o nell'altro. E via tutti insieme, 20 coppie, giri su giri, danze su danze, sì, a divertirsi, era Natale, poi giochi, dolci, pasticci di carne, vino. E il signor Fezziwig che ballava con la sua signora fra giravolti, pirouette e riverenze. Quando la serata finì, il coniuge Fezziwig si mise nei lati della porta per stringere le mani a tutti e augurare a tutti buon Natale. Buon Natale, buon Natale anche a te, caro, buon Natale, buon Natale, buon Natale tutti erano felici. Ben poca cosa per suscitare tanta gratitudine in questi babbei, vero Scrooge? Disse lo spettro. Ma Scrooge era infervorato. Ah, ma spirito, ma lui ci rende felici, fa che il nostro lavoro sia un piacere e non una fatica, e lo fa con parole, sguardi, cose talmente insignificanti che non si possono spiegare né contare. Oh sì, ora ricordo come ero trattato da ragazzo, sì, adesso vorrei poter dire una o due parole al mio impiegato Bob, se potessi dirgli due parole, caro Bob. All'improvviso Scrooge vide nuovamente se stesso, un po' più grande quando non era più apprendista, nel pieno della vita, giovane, bello. Sedeva accanto a una bella ragazza in lacrime, vestita di nero, che gli parlava sommessamente. Non mi hai mai chiesto di rompere il fidanzamento? Ebenis, è vero. Ma un idolo d'oro ha preso il mio posto. Io ho visto cadere le tue aspirazioni più nobili e diventare preda del profitto. E ormai se tu scegliessi una ragazza senza dote come me, poi lo rimpiangeresti. Io lo so, Ebenis, e ti lascio libero, col cuore pesante per l'amore di quello che eri un tempo. Scrooge non resse a questa visione. Oh, spirito, portami via di qui, basta perseguitarmi, basta. Te l'avevo detto che erano le ombre delle cose che furono, se questo che sono non biasimare me. Scrooge era esausto, in preda ad una terribile sonnolenza. Si ritrovò in camera sua, fece appena in tempo a barcollare verso il letto e sprofondare nel sonno. Scrooge si svegliò in camera sua, su questo non vi era il minimo dubbio. Attratto da una luce luminosissima, si diresse in una stanza completamente trasformata. Muri e soffitti erano talmente coperti dalla vegetazione che gli parve di trovarsi in un boschetto. E sul pavimento, a formare una specie di trono, c'erano ammucchiati tacchini, salsicce, pollame, budini, ostriche, calda arrosto, mele rosse, arance succose, pere succolenti, focacce e scodelloni di poncia al mandarino. Su questo canapè stava comodamente seduto un gigante che reggeva una torcia ardente simile a una cornucopia. Entra uomo, vieni a conoscermi, sono lo spirito del Natale presente, guardami. Spirito, la notte scorsa ho appreso una lezione che comincia a fare effetto. Se avete qualcosa da insegnarmi stanotte, vorrei approfittarne. Tocca la mia veste. Scrooge la toccò. Tutto sparì all'istante e si trovarono per le vie della città la mattina di un nevoso Natale. Invisibili, Scrooge e lo spettro
si avvirarono alla casa dell'impiegato di Scrooge, Bob. La moglie del suo impiegato apparecchiava la tavola assieme a una delle figlie, mentre il signorino Peter tuffava la forchetta nella pentola delle patate. Poi entrarono correndo i più piccoli e si misero a ballare intorno al tavolo. La figlia più grande, Marta, entrò con un'oca cucinata con salvia e cipolla e si nascose per fare una sorpresa al padre, che rientrava in casa con gli abiti rattoppati e spazzolati per apparire decente. E Timmy in groppa a lui. Il povero Timmy con una piccola gruccia e le gambe sostenute da una intelaiatura in ferro. «Allora, dov'è la nostra Marta? Non viene a salutare il papà al giorno del Natale?» A Marta dispiaceva vedere il papà deluso, anche solo per scherzo. Uscì quindi dal ripostiglio e si gettò fra le braccia al padre. «Papà, papà!» La madre riscaldò bene il sugo. Poi ci fu una preghiera e finalmente tutti a tavola davanti alle belle pietanze fumanti. Un'oca del genere così deliziosa non si era mai gustata. E poi il budino, ah, una meraviglia! Bob propose un brindisi. Un buon Natale a tutti noi, miei cari, che Dio ci benedica. E propongo un brindisi anche al signor Scrooge, il mio padrone. Ma la moglie non era d'accordo. Rido per te, Bob. Ma non per la salute di un uomo così odioso, avaro e insensibile come è Scrooge. Scrooge era un orco per quella famiglia. La loro non era una famiglia ricca, intendiamoci, ma una famiglia attraente. Erano felici, soprattutto, riconoscenti, contenti l'uno dell'altro. E Scrooge non gli staccò gli occhi di dosso tutto il tempo, soprattutto al piccolo Timmy, finché non scomparvero. Fu una gran sorpresa per Scrooge, mentre la scena svaniva, sentire una grande risata. E la riconobbe per quella di suo nipote. Mentre lo spirito gli sorrideva accanto e lui si ritrovava in una stanza chiara, luminosa. Non vi è al mondo nulla di più contagioso del riso e del buon umore. Si sa, quando il nipote di Scrooge rise, cominciò a ridere anche la moglie, una deliziosa ragazza con le fossette sulle guance. E gli amici riuniti si sganasciarono a più non posso. giuro, disse il nipote, giuro, lo zio ha detto che il Natale è una fesseria. Dopo il tè, la musica e il gioco a busca cieca, l'atmosfera era così gaia che Scrooge avrebbe voluto fare un brindisi all'intera compagnia. Sì, lì per lì, metticisi anche lui, un bel brindisi. Ma la scena svanì in un soffio e Scrooge si trovò di nuovo in viaggio assieme allo spettro. Molto videro e lontano andarono, al capezzale degli infermi, accanto ad uomini in difficoltà, all'ospizio, in prigione, in tutti i rifugi del dolore dove l'uomo non avesse chiuso la via allo spirito. Egli lasciò la sua benedizione e insegnò a Scrooge i suoi precetti. Poi quando la campana suonò le 12, lo spettro scomparve di nuovo. Scrooge ricordò la predizione di Jacob Marley e all'ultimo rintocco vide un fantasma drappeggiato e incappucciato che avanzava verso di lui, a passi lenti, ma decisi. Quando gli giunse vicino, Scrooge si inginocchiò. «Ah, sono la presenza del Natale a venire! Spirito del futuro! Io mi temo più di tutto! Ma poiché spero di vivere come un uomo diverso da quello che sono stato, sono pronto a seguirvi con cuore riconoscente! Spirito, con cuore riconoscente!» Il fantasma non parlava, ma puntava la sua mano diritta in avanti. E allora si trovarono alla borsa, in mezzo ai mercanti. Lo spirito si fermò accanto a un gruppetto di uomini d'affari. Scrooge si mise ad ascoltare quello che dicevano. «Ah, oh, non ne so molto, so solo che è morto». «Ma perché? Cosa aveva?» «E i soldi? Cosa ne ha fatto dei soldi?» La scena era cambiata e adesso Scrooge quasi toccava un letto nudo, senza cortine, con una pallida luce e su di esso, non vegliato, non pianto, in totale abbandono, giaceva il corpo di un uomo anonimo. «Spettro, spettro, ditemi, chi è quel morto che abbiamo visto?» Lo spettro lo condusse in un cimitero tetro, misero, in rovina. «Spettro, ma queste sono le ombre di ciò che deve essere
oppure sono le ombre di ciò che può essere. Le vie imboccate dagli uomini, Scrooge, presagiscono determinati esiti che dovranno verificarsi se su quelle vie si persevera. Ma se da essi ci si allontana, gli esiti cambieranno. Lo spirito indicò la pietra di una tomba su cui Scrooge lesse il proprio nome. Il proprio nome, Ebenezer Scrooge. Qui giace Ebenezer Scrooge. Sono io l'uomo che giaceva nel letto. No! Spirito no, no, ascoltatemi, no, no, spirito no, non sono più l'uomo di una volta, no, posso ancora cambiare la mia vita? Il Natale lo onorerò nel cuore e cercherò di osservarlo tutto l'anno, me lo giuro, spirito. Levando le mani in un'ultima preghiera perché il suo destino mutasse, vide tremare la mano del fantasma che si afflosciò e si ridusse ad una colonnina dal letto. Sì, sì, il letto. Il letto era il suo, la stanza era la sua, il tempo dinanzi era lui, era il suo per poter rimediare, sì, aveva tutto il tempo ancora. Corse alla finestra, si affacciò, limpido e dorato, giorno, passava un ragazzino vestito a festa. Ehi, ragazzo, ma che giorno è oggi? Ma è Natale, era Natale, Natale, non se lo era perso. Mandò il ragazzino a comprare un tacchino enorme dal pollaiolo per regalarlo al suo impiegato Bob. Un tacchino con i fiocchi, si mise in ghingheri e uscì in strada guardando tutti sorridendo, deliziato. La gente si stava riversando nelle vie come l'aveva vista insieme allo spettro del Natale. Aveva un'espressione così piacevole che qualcuno gli disse: «Buongiorno signore, buon Natale!» E in seguito Scrooge affermò che di tutti i suoni mai sentiti quelli furono i più gai a risuonare nel suo orecchio. Da tanto tempo. Arrivò a casa del nipote. «Sono io, Fred, tuo zio Scrooge, sono venuto a pranzo!» E dopo 5 minuti si sentì a casa. Splendida festa, splendidi giochi, splendidi amici, splendida felicità! La mattina dopo di buon'ora era già in ufficio. E quando arrivò, Bob gli dette una pacca sulla spalla. «Buon Natale, vecchio Bob! Un Natale migliore di quelli che vi ho fatto passare per molti anni! Vi aumenterò lo stipendio, sì! E vi assicuro, assisterò la vostra famiglia nelle sue difficoltà! Ne parleremo oggi, Bob, davanti a una bella coppa di poncia al mandarino che mi piace tanto! Vecchio Bob, buon Natale!» Da allora Scrooge andò ben oltre la parola data. Fece tutto quanto e infinitamente di più. E per Timmy fu un secondo padre. Divenne un buon amico, un buon padrone, una buona persona come ne conosceva ogni buona vecchia città del buon vecchio mondo. Ci fu gente che rise nel vederlo così cambiato, ma rideva anche il suo cuore. Questo gli bastava. Finalmente, non più quattrini, non più cambiali, non più niente di tutto quello che aveva fatto fino allora. Questo gli bastava. E l'opinione generale fu che se vi era al mondo un uomo capace di celebrare degnamente il Natale, questo era lui. Auguriamoci, perciò, che questo sia vero per tutti noi. E così Dio ci benedica. Benedica tutti noi. Era, piccolo cucciolo, vieni qui. Buon Natale a tutti voi, cari amici.